Lo Zoo di 105 presenta Speed Date. Cercare di rimorchiare in soli 30 secondi. Speed Date. Pronto? Ciao Eleonora. Chi è? Ciao, sono Alex, come stai? Chi è? Alex. Sì, Trivella di Mercallo Varese. Trivella. Non ti conosco oppure non mi ricordo chi sei? Ti ho visto ballare una volta, ci siamo conosciuti, sì. Non mi ricordo neanche il locale, guarda, sinceramente. Comunque sono qua per lo speed date, per conoscerci un pochino meglio. Mi dispiace, non mi interessa. Ah, come? Cosa? No, nel senso, non mi interessa, ho già una vita e tutto, quindi non... Beh, però magari uscire a bere una roba insieme, anche come amici, cioè non è che sono qua a cercare chissà che cosa. No, guarda, non ho più il tempo materiale, non mi dispiace, guarda. Ah, ok, sei fidanzata? Mi sto frequentando con una persona, sì. Ah, ok, ma quindi una doppia vita non ti interesserebbe? No, 007. No. Però hai titubato un pochino, eh? No, guarda, non so chi, ti giuro, non mi ricordo neanche chi sei, non so, mi dispiace. Vabbè, ma era un modo per conoscerci, è tutto qua, non è che, ripeto, non guarda, sono qui a... Guarda, ti dico, non è cattiveria, però io la mia vita, ho la mia persona, ho tutto. Va bene, grazie lo stesso. Ciao. Che due di picche. Fanculo. Ciao. Chi è? Sono Alex, piacere. Alex? Sì. Sì, sono qui per lo speed date, sai come funziona, no? Abbiamo 30 secondi per cercare di conoscerci. Di capire un pochino come funzionano. Allora ti spiego, intanto mi presento, appunto, sono Alex, sono di Mercallo, della provincia di Varese. No, non mi interessa. Ma cosa? Non mi interessa nulla di quello che stai dicendo. Non so come serve il mio numero, lasciami stare. E perché mi tratti così male? Che malorda. Oh, che bella voce, fiammante, squillante. Come stai? Sono Alex Trivella di Varese. Piacere. Ciao, senti, sono qua per lo speed date, ti dico subito. Aspetta un attimo. Picchialo. Sette figli. C'è la bimba che piange. Ma è tua la bimba? Sì, è mia la bimba. Ah, ma quindi sei già sposata? Sì, sì. Ma non ti piacerebbe interagire con un'altra persona? Interagire? No, no. Perché guarda, io sono qua per lo speed date, per cercare di conoscere persone. Ti dico, il mio non è un interesse prettamente sessuale, anzi, no, cioè, se magari ci ma conosciamo... Ma come fa a telefonare a fare certe richieste? No, ma non sto chiedendo niente, io volevo solamente dell'amicizia. Per quale motivo stai chiamando? Perché sto facendo lo speed date, abbiamo solamente 30 secondi per cercare di conoscerci. Ti dico subito, cioè, no, io sono... No, non mi interessa, ti ringrazio lo stesso e buona giornata. Ma di dove sei tu? Pronto? Mi senti? Allora, qual è il problema che mi telefonate a rompere i coglioni? Oh, ma che carate, sono qua per lo speed date. Sei? Sì, che cazzo vuoi? Volevo uscire con te. Ok, non va bene. Cosa? Pronto? Dove dice il numero? È sulla rubrica. Ok, faccio una denuncia, ciao. Madonna, che carattere che hai. Che presa di posizione maschia. Dai, esco io con te, Spine, se vuoi. Se mi picci la voce, Pippo, faccio anch'io l'uomo scopato. Se vuoi, il secondo. Non credo sia necessario, Marco, perché c'è qualcuno che è stato scopato da Alex Trivella. Io sono stato scopato da Spine. Sì. Mi ha violentato nel parcheggio della discoteca Salti in Bocca alla Romana. Non esiste. La discoteca mi ha preso da dietro, sì. Mi ha messo nel collo una siringa che mi ha dato uno stordimento. Per 4 ore ho avuto sesso orale con lui, sì, e con la siringa, anche se non volevo. Non volevo, gliel'ho preso in mano, con le mani sotto i testicoli. Vabbè, ma senta, non scendere. Facevo stimolazione scrotale, ma non volevo. No, cioè, non voleva prendergli i testicoli. Assolutamente. Cosa cercava? Io cercavo di liberarmi mentre lui mi rideva in faccia. Gli rideva in faccia, sì. Sì, mi ha fatto. Salve, io sono anch'io uno scopato. Io sono stato scopato anche da quello che fa la voce dello scopato. Ecco, l'ha riconosciuto nonostante la voce. Sì. Ciao. Io sono stato scopato dall'uomo scopato, cioè. Sì, anche io sono stato violentato da te.
Io stavo per essere scopato da Bill Cosby. Ah, ecco. Anche tu sei stato scopato da Bill Cosby? Sì, anche tu. C'era la fila quindi per scoparvi entrambi. Allora noi siamo stati scopati da Bill Cosby insieme? Sì, siamo due fratelli. Siamesi? Sì, siamo attaccati per il buco del culo. Ah, e quindi il povero Bill Cosby aveva fatto una fatica mica da ridere. Pazzesca. Senti, è stato forte ricordare questa piangere a pensare a te. Adesso magari fatevi una telefonata tra di voi. Come stai? Sto male. Anche io sono malissimo, brucio ancora. Una sofferenza. Anche te ti ha preso come le dita, come la palla da bowling. Sì, poi mi ha portato una settimana in vacanza alle Maldive. Sì, contro il tuo volere, immagino. Sì, ovvio. Infatti, anche a me, 2 settimane sono stato a Sestriere. A Sestriere. Un Bill Cosby che non volevo. Sono salito sul gatto delle nevi, non volevo. Con Bill Cosby. Sì, non esisteva, fateci da fondo con Bill Cosby. Sì, la seggiovia, io non volevo. Seggiovia. È stato brutto durante i massaggi. Bombardini. Bombardini, non volevo berlo. Ma invece. È stata una violenza. È col VOV, immagino. Dobbiamo andare. Sì. Vieni a prendere Topolino. Non voglio andare con Topolino. È debole, insomma, si ribelli. Sono stato scopato da Walt Disney. No, non credo. Ci faremo scopare di nuovo domani dalle 2 alle 4. Grazie a Pippo Palmieri, DJ Spine, Poppy, Marco Dona, Alan Carigiuri, mio fratello Ivo Avido. Ciao. Grazie al bellissimo Fabio Alisei. Gigi. Quanto amore, quanto sentimento anche per il gran maestro della ghigheria. Ma soprattutto salutiamo Paolo Noyes, l'uomo scopatissimo. Ma mi ha scopato anche Angelo De Roberti. Ma no, non esageri, senti, scusa. A domani.